Due squadre che si conoscono molto bene, si sono affrontate a lungo e in largo in questi anni di Italian League, ma stasera la posta in palio è alta perché c'è la finale del Middle e Middle Elite in questi casi fa poco differenza. Quello che conta è alzare un trofeo dal campo Passepartout da Marco Rompietti e Lorenzo Marzioni. Questa è la semifinale Middle del Calcio 5, questa è la partita che frappone Cospea contro il City. Antonelli, la prima dei capocci, va dentro su Graziano che ha subito la chance giusta con un incredibile legno. Subito pericoloso il City. Partito fortissimo del City con questa buona combinazione sull'asse capocci Graziano. Lupete lascia lì per Kevin Roux. Pallonetto elegante al primiere di Pasquale Cozzolino che la controlla. Cozzolino, grande intervento del portiere, un botta e risposta. Un minuto, già un'occasione per parte. Partenza lampo da entrambe le squadre. Occhio a Lupetti che recupera questo pallone. Paolo Lupetti avanza, scocca il destro a palo, risponde Paolo. Poi anche non è giocato col tacco, la palla rimane lì. Antonelli che prova a riportarla via. Rischia. Rischia anche neanche poco. Lupetti si impegna su questo pallone. Palla per Roux. La gioca su Cozzolino. Stavolta il palo bacia poi la porta. La rete dell'1-0 Cospea con Pasquale Cozzolino. Un altro errore in disimpegno da parte di Orsidi che perde una palla sanguinosa. Bravissimo Cozzolino a farsi trovare in corsa per la piazza lì sul primo. Una conclusione strana che si infrange sul palo e poi entra. La controlla, prova a lottare, bravo Capocci che chiudono, ma male nel disimpegno a uscire. Roux e Cozzolino, rinesca l'azione a conclusione. Infortunio del sommo difensore di Old City e arriva il punto del 2-0 al minuto numero 4. Ci stanno credendo di più, ci stanno mettendo più cattiveria in questi primi possessi. Il Cospea che lotta sugli palloni, non fa mai ripartire Old City, qui bravo Kevin Roux. Un piccolo errore del portiere Old City, 2-0 Cospea. Retropassaggio incredibile qui da quest'altra parte, diventa un autogol clamoroso, in qualche modo lo City si rianima, un avvio direi tambureggiante, Lorenzo, 5 minuti già 2-1. Un avvio tambureggiante, qui un errore di disattenzione del Cospea regala il gol al City. Palli, squadre molto lunghe, ora Cozzolino prova a approfittarne, a servire Roux, 3 contro 2, palla su Lupetti, c'è Cozzolino che chiama palla, eccolo servito, Cozzolino, la risposta del portiere, poi palla con una giocata lì, successo un po' di tutto. Questa era una grande occasione. Di Maro, bravo Cozzolino che strappa questo pallone, è un 3 contro 1, Cozzolino non può sbagliare, va a servire da Paolo Lupetti, la scivolata va di Graziano, l'intervento del portiere, si è salvato lo City. In qualche modo. Poi dentro verso Cozzolino, si è salvato una volta, non due. Arriva il punto del 3-1 Cospea. Sì, sta tirando un po' i remi in barca, sta smettendo di rientrare. Qui Cozzolino non può sbagliare, 3-1 Cospea. Attenzione, la giocata con Di Maro che va dentro su Graziano. In estirata, il suo pallone termina sul fondo. Questa era una bella occasione per Old City. Serpentina, si è allungato troppo il pallone, bravo Cozzolino che con intelligenza prende questo pallone, servendo Lupetti che batte sul secondo, c'è Kevin Roux che beffa spina e si punta il 4-1. Così sono allungati di nuovo lo City, un peccato veniale, ottimo il recupero e ottima la transizione da parte di Cospea, è bravo a tu per tu Kevin Roux a metterla dentro. Recupera palla Cozzolino, innesca ancora Lupetti, minuto 25, Lupetti col mancino, spina! Qui bravo Spina, si fa trovare pronto. Graziano, prima intenzione, Rossi perde il contrasto con Di Maro, Di Maro tu per tu col portiere, va a servire Antonelli! Riaccende la sfida, Antonelli! Bravi qui Old City a recuperare questo pallone, vince un gran contrasto Di Maro che secondo me è quello che ci sta mettendo più voglia, più garra da parte dell'Old City. Antonelli si fa dare pronto per il tap-in 4-2. Roux, mette il passo, Roux immarcabile, Kevin Roux, che giocata che ha fatto!
Questo è veramente un pezzo di bravura da parte di Kevin Rucker, la saltata di tutti, accelerando, palla al piede, palla attaccata, poi bravo a battere Ospina, grandissimo gol per rimettere subito tre distanze. Antonelli, ancora Di Maro, bella giocata Antonelli, la rimette a rimorchio Di Maro, segna sempre lui a ridare la speranza ai suoi, Vincenzo Di Maro segna di rimballo, ma qui una bella combinazione sull'asse Di Maro, Antonelli, poi la palla sbatte fortunosamente sul corpo di Di Maro. Si va a riposo sul punteggio 5-3 con Spea che sembra avere le mani sul match. All City è ancora in partita, Lorenzo. All City è ancora in partita nonostante un inizio difficilissimo. Ci stanno provando a rimanere aggrappati, vedremo cosa succederà nella ripresa. Ru avanza ancora il numero 9, conclusione col destro! Ancora Kevin Ru ad accendere la magia al passepartout. Quando accende la luce si vede il giocatore forse con più talento. Sicuramente nelle file del Cospea, bellissima giocata, accelera, destra ed incrociare Ospina, non può nulla, gol del 6-3. Gol pesante di un giocatore che ci ha mancato molto. Di Maro batte dentro su Graziano che da buona posizione calcia alto. Nono minuto, ma sono da un po' di minuti che diciamo che dopo il gol del 6-3 la partita sembra tutta incanalata in fuori di Cospea e servirebbe all'Old City un qualcosa di diverso. Ora Lupetti ingaggia questa battaglia con Capocci, una battaglia che dura dall'inizio della partita. Gran numero di Lupetti, mette a catare il giovane Ospina, è solo, prova Lupetti a inventare, Graziano salva. Salvata Graziano sulla riga. Ru col tacco su Cozzolino, controlla Pasquale! Cozzolino, lo stai giusto appunto celebrando, Lorenzo. Secondo me il migliore in campo per Cospea, nettamente, ma il migliore in campo della partita, sempre il posto giusto, giocata giusta qui, finalizza un bellissimo assist di tacco da parte di Kevin. Ru esplode destro, qui è bravo Spina a allungarsi in corner. Cozzolino dentro su Lupetti. Lupetti non è neanche fortunato con gli attraversi. La sua serata. Va bene, dai. Verso Antonelli, la gioca ancora su Graziano che perde un attimo giusto. Poi riesce a servire comunque Di Maro. Calzoni. Bravo Calzoni che a farsi trovare pronto. Portiere non è, ma sa sempre farsi trovare pronto. Attenzione ancora. Di Maro. Le finte Di Maro in area. Di Maro ancora Lorenzo ancora. Calzoni. Adesso gli stai saltando Calzoni. Ancora Lupetti. Le finte di Paolo Lupetti che si accentra, scocca il destro, pallone che esce fuori di poco. Di Maro, finta, la mette al centro su Graziano che incespica poi sul pallone perdendo l'occasione giusta. Antonelli si accentra, Mancino, Calzoni ancora. In qualche modo. Protagonista assoluto Lorenzo Calzoni. Di Maro, stop, destro e c'è la rete. Gol del 4-7. E su questa rete poi finisce anche il match. Rivediamo qui ancora l'esecuzione di Vincenzo. Finisce quindi così la partita. Lorenzo, un commento su questa sfida vinta dal Cospea che approderà in finale dove affronterà il Napoli Capitelli. Una sfida difficile per entrambe le squadre perché avevano tante assenze. Il Cospea ha avuto qualcosa in più sul piano tattico e sul piano della qualità. Il City ci ha provato ma è stata troppo disunita per poter impensire il Cospea. È stato eletto il migliore in campo, tanto c'è il pubblico che ti acclama ovviamente. Senti, che partita è stata la tua e della squadra? È stata una partita veramente dura, 5 contro 5 eravamo veramente contati, però Cospea quando le forze mancano tira fuori il cuore, stasera abbiamo tirato fuori. Diciamo che le altre finali non sono andate molto bene, quindi sicuramente sarà voglia di riscatto e cercheremo di mettere tutto il cuore e quello che ci abbiamo, più di quello non possiamo. Avversario abbastanza ostico, quali armi per fermarlo? Il Cospea di questa sera può bastare? Io direi di sì, può bastare il cuore, può bastare la forza e sicuramente la testa. Se mettiamo la testa questa sera non abbiamo paura, diciamo, di nessuno.